Benvenuti a questo nuovo video, sono Null. Oggi farò una nuova recensione di Percy Jackson e gli eroi dell'Olimpo, il ladro dei fulmini. L'ha scritto Rick Riordan. Adesso vi leggerò le prime tre righe. Non ho scelto io di essere un mezzo sangue. Se state leggendo questo libro, perché pensate di poterlo essere anche voi, vi do un consiglio. Chiudetelo all'istante. Questo libro parla di questo ragazzo che si chiama Perseus Jackson, chiamato anche Percy Jackson, che pensava di essere un normale mortale. In realtà lui era un mezzo sangue. Cos'è mezzo sangue? È un misto tra un dio e un umano. Lui era mezzo sangue con Poseidone, cioè che era il figlio di Poseidone, in poche parole. A scuola tutti lo prendevano in giro, perché era minuto, piccolino. E poi c'era anche una bulla che lo prendeva in giro insieme alla sua gang. Aveva anche una maestra che gli stava antipatica. Ma c'era per di più un professore che a lui gli stava simpaticissimo. Era come una figura paterna. Si chiamava Chirone. Il suo migliore amico era anche lui un po' sfigato. Si chiamava Grover. Un giorno la maestra, che Percy odiava con tutto il cuore, lo prese in disparte. Percy si aspettò una punizione esorbitante, ma in realtà la maestra si trasformò in un mostro. Percy riuscì a malapena a scappare. E Grover gli disse che non era un posto sicuro per lui. E che doveva andarsene. Percy Jackson non riusciva a dormire la notte. E visto che era andato a scuola, origliava nelle stanze. E un giorno ha origliato Grover e il professor Chirone, che discutevano su una faccenda. Sulla faccenda che lui non era il pericolo e che Grover lo doveva, diciamo, proteggere. In realtà Grover era un satiro. Un satiro è un meta uomo e le gambe erano degli zoccoli, praticamente. Cioè, non so come spiegarlo. Allora Percy, sua mamma e Percy si trasferirono. Percy però scappò. Grover, visto che Grover lo dovrà proteggere, gli si piazzò alla porta di casa, quella nuova, quello che aveva scelto con la mamma. E decise di portarlo sulla collina Mezzosangue, dove stavano tutti i Mezzosangue, insomma. Lì però successe una cosa terribile. Il Minotauro. Apparì un minotauro. Il minotauro fece fuori la mamma di Percy. Grover e Percy si riuscirono a salvare. E Percy sconfisse il minotauro. La mamma di Percy sembrava morta, ma in realtà era ancora viva. Ma non voglio spoiler. Vabbè, continuiamo. Arrivati al campo Mezzosangue, si scoprì che Chirone era per metà uomo e per metà cavallo. E che Grover, in realtà, il satiro, andava in cerca di mezzo sangue nelle scuole, nei centri, nei collegi. Poi però, tutti all'inizio lo squadravano, perché tutti pensavano che lui in realtà era un ladro, perché la folgore di Zeus era sparita. La folgore di Zeus era tipo questo fulmine che di solito si vede nei dipinti di Zeus o comunque nei disegni che fanno dove è ritratto Zeus. Pensava che era stato Percy a rubarla, ma in realtà lo lascio scoprire a voi. Comunque questo libro è molto bello perché ritrae i dei delle antichità, tutti Ade, Ares, Zeus, Poseidone, nella loro verità. Cioè, nei libri più avanti, vi posso spoilerare, tanto lo spoilerò tanto.
C'è anche il labirinto, l'Olimpo, il labirinto del Minotauro. C'è l'Olimpo. Poi scopriamo che l'Olimpo si sposta in paese perché è sempre in movimento. Tutti questi contenuti in questa serie di libri. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like. Ciao ciao!